Simone, senti, come ti trovi su questi puff? Come va? Tutto bene? Continuando ad allenare. Siamo vieni qua. Buonasera. Intanto presento a tutti gli amici di Love Story e a Moto Nutrition. Presento la nostra Simona Renzetti. Grazie, grazie. Ciao a tutti quanti, ciao a tutti gli amici di Yacht TV. La nostra Simona è già un'esperta navigata del microfono. Suona un po' male questa cosa, ma è una ragazza che si è espressa molto, molto, molto spesso e molte volte in diversi canali televisivi. Ha lavorato tanto. So cosa sta succedendo qua dietro. Basta. Ecco, beh, no, questo è per dire la donna. Della serie Escile. No, questo è per dire le donne che le comunque... uscite. Le donne. Le donne che si allenano in palestra. Appunto. Ringraziamo il contributo Silvia Matta. Un bacione a Silvia, che è una persona straordinaria. Io ho avuto modo di conoscerla nel momento in cui sono entrata anche a far parte di Yamamoto, ed è veramente molto simpatica, umile, una persona umile, e mi ha dato anche qualche consiglio, qualche dritta. Sono veramente contenta e per me è stato veramente un piacere incontrarla e conoscerla. Senti, volevamo farti qualche domanda. Allora, Simona, da quanto tempo ti sei approcciata a questo sport? Guarda, è iniziato tutto per gioco. Okay. Raccontacelo un po'. Sì, io praticamente in un momento di svago della mia vita ho detto, sai che c'è... Iniziamo ad andare in palestra per svagarmi un pochettino. E nel momento in cui ho iniziato ad allenarmi in palestra per la prima volta, ho iniziato a vedere questi fisici, sai, nelle palestre quando ci sono statuari. Sì, questi fisici statuari di queste ragazze bellissime. Ho detto, ma chissà, proviamoci. E è iniziata così la proposta di iniziare a fare qualche piccola gara. Poi nel momento in cui inizi a appassionarti a questo ambiente, ho scelto comunque di partecipare a delle gare un po' più importanti, e quindi ho scelto una federazione, e nel momento in cui c'era bisogno di scegliere mi sono detta, perfetto, voglio gareggiare in FBB. La mia prima gara l'ho fatta comunque a Bari, e da lì mi sono innamorata della federazione, per l'organizzazione, per tutto quello che c'è intorno, e da lì è stato amore a prima vista, e questo è il mio secondo anno. Beh, sai, quando ci si mette nella Serie A e quando si riesce a raggiungere il livello della Serie A, è chiaro che poi gareggiare in altre federazioni, con tutto il rispetto, è sempre... Sì, no, ma è vero, per amore del cielo, nulla a togliere, soltanto che comunque alla fine ti rendi conto che il sogno nel cassetto è quello lì, è quello di raggiungere l'America, ok? E quindi io sono una persona molto ambiziosa, quindi quando ho deciso di iniziare ho detto, perfetto, il mio obiettivo è quello, e l'unica federazione che ti dà la possibilità e ti permette di raggiungerlo è la IFBB, quindi non è che stiamo inventando nulla di nuovo, cioè nel senso, quindi assolutamente. Ho deciso di iniziare qui e mi stanno dando ragione, quindi piano piano sto comunque raddrizzando quelle che sono le cose da sistemare, e speriamo, incrociamo le dita, incrociate anche voi le dita per me, mi raccomando. Allora, sicuramente ti aspettavi qualche domanda un po' tecnica, ma io non te le farò, io ti farò domande più personali. Vogliamo sapere un po' della tua vita. Intanto, com'è la tua situazione sentimentale? In questo... Ti do tre opzioni. Io li voglio bene. Tre opzioni. Allora, occupata, allora impegnata, single oppure in una relazione complicata? La numero uno, impegnata. Impegnata, bene, bene. Impegnata con una persona che condivide con me questa che è la mia passione, che poi quindi è la nostra passione, quindi insieme ci uniamo per proseguire questo cammino. Sai perché, Marco? Penso che comunque tu possa capirmi. Vivere quotidianamente la nostra vita, che poi è una vita normale, per amore del cielo, è assolutamente normale, però ha comunque delle particolarità che non tutte le persone possono capire, quindi affiancarsi una persona che fa il tuo stesso stile di vita, diciamo che aiuta a far sì che il rapporto comunque possa andare avanti nel migliore dei modi. Assolutamente, anche perché questa, come sicuramente confermerai, non è solamente
uno sport, ma è proprio uno stile di vita, è proprio una, lo vivi questo sport. Guarda, io in questi 2 anni da quando ho iniziato a gareggiare ho visto la differenza, soprattutto anche sai nelle amicizie, quelle comitive che comunque piano piano iniziano a non chiamarti più perché comunque la sera si fa tardi, si fa baldoria, mentre comunque magari sei in preparazione e non puoi andare a fare l'aperitivo piuttosto che la serata, andare a mangiare la pizza, quindi queste sono cose che capisci, ma non sono dei limiti, perché io fondamentalmente quando le persone, le ragazze mi dicono ma non è un sacrificio per te? Per me no, perché io lo faccio con il sorriso sulle labbra, per me è un piacere, anzi oggi come oggi dico che senza non saprei proprio farne a meno, io se non mi alleno quando ci sono quei giorni di festa che trovi magari la palestra dove vai di solito che è chiusa, cerco subito dove poter andare perché per me è un motivo di sfogo. E quando tutto questo si affianca a una persona che come te ti capisce e quindi ha gli stessi orari per fare gli spuntini, mangiate le stesse cose, quando comunque non si può uscire perché anche magari quest'altra persona con questa dieta come te, è tutto più facile, è una questione di comprensione. Ti voglio chiedere un'altra cosa. Allora, noi abbiamo più o meno delle cose che ci accomunano, c'è anche un background artistico alle tue spalle, per cui hai lavorato in TV e in situazioni più legate al teatro, comunque all'intrattenimento. Vorrei sapere quanto ti ha aiutato in qualche modo avere l'esperienza, diciamo, sul campo dello show business, quanto ti ha aiutato poi nel bodybuilding, cioè quanto show c'è nel bodybuilding? Allora, partiamo dal presupposto che io ho iniziato a 16 anni, la prima volta che comunque ho avuto l'approccio con quella lucina rossa che è lì sopra, me fa impazzire. E avevo 16 anni e naturalmente questo mi ha aiutato proprio nella vita, cioè ma a partire dall'interrogazione a scuola, da quello che poteva essere magari parlare con una persona più grande della tua età. Nel bodybuilding mi ha aiutato tantissimo perché quando sali sul palco, vuoi o non vuoi, le gambe comunque un po' ti tremano, la palpitazione c'è perché lì sotto davanti a te hai dei giudici e non un pubblico, quindi persone che in quel momento vanno a giudicare quello che è il lavoro che tu hai fatto con tanta passione e con tanto comunque sacrificio. Nel momento in cui hai un microfono in mano, è il momento in cui sei, infatti a me fa strano perché comunque sono, cioè di solito sono sempre abituata io a farmi le domande, quindi per me in questo momento è un po' strano, però nel momento in cui hai delle persone di fronte a te che stanno lì per giudicare e tu però sei comunque sicura di te stessa e del percorso che hai fatto. E nel momento in cui hai già avuto queste esperienze sei un pochino più sciolta perché comunque hai più sicurezza in te stesso, quello è vero. Certo, in parte diciamo avvantaggiata, quindi comunque confermiamo il fatto che c'è molto spettacolo nel bodybuilding. Sì, quello sicuramente, il bodybuilding è comunque spettacolo soprattutto per le nostre categorie anche, no? Giusto Marco? Assolutamente. Ok, perché noi comunque amiamo anche far vedere il bello, il corpo, le nostre movenze che sono diverse magari rispetto a quelli comunque dei bodybuilding. Quindi sono diversi, il posing, l'importanza del posing, quanto posing facciamo, tantissimo. Poi noi donne abbiamo anche questi costumi che sono la fine del mondo, quindi decidiamo mesi e mesi prima il costume, il colore. Parlaci del costume. Allora, guarda, per una... Ecco, dai, allora parliamo del costume. No, guarda, perché comunque le bikini che in questo momento ci stanno ascoltando, comunque lo sapranno sicuramente. Ci sono molte ragazze che io comunque conosco che ancora non hanno iniziato la preparazione, cioè l'hanno scritta lì, hanno deciso magari di fare una gara, ma hanno già il colore del costume. Hanno già magari anche ordinato, sì, il costume. Hanno già dato l'acconto del costume, Marco, perché per noi il costume è l'essere bikini, cioè tu sei bikini perché comunque c'è il costume e la gara. È un rito, tutti i costumi che ho scelto comunque erano colori abbastanza particolari, colori che comunque devi sentire, cioè a volte veramente gareggiare con un colore di un costume che magari ti stona in quel momento, vuoi o non vuoi, fa. Infatti io ho scelto colori tutti un po' strani, inizio il bianco, poi sono passata al nero, quindi dall'angelo, poi c'avevo il momento pantera, quindi ho voluto scegliere il nero. Ciclamino, indaco, no. Poi rosso, avevo un momento rosso. Bene, qui comunque vedo che con grande piacere continuo a gareggiare, a vincere. Allora, ti faccio l'ultima domanda. Allora, senti, una domanda seria. Simona, cosa vorresti dire a quella Simona che magari qualche anno fa avrebbe potuto cominciare questo cammino con l'esperienza che hai fatto, con il bagaglio che ti porti dietro? Cosa gli vorresti dire? Marco, guarda, io mi sono fatta una promessa che ero piccolissima
appunto avevo 15-16 anni appena iniziato e mi sono sempre detta che nella mia vita non avrei mai voluto avere rimpianti. E ti devo dire oggi che ne ho 28, che comunque così è. Tutto quello che ho fatto nella mia vita sono contenta di averlo fatto, sono contenta che mi hanno aiutato passo per passo le varie esperienze ad essere oggi la persona che sono. Veramente contenta, soddisfatta di me stessa, delle varie scelte che ho fatto e poi non lo so, ritrovarmi qui dopo che avevo deciso di abbandonare tutto questo oggi, ritrovarmi qui e non lo so, ti giuro, il cuoricino che batte un po' come quando sto per salire sul palco. Io poi tra l'altro ho questa particolarità che prima di salire sul palco sono l'unica che si mette a ballare, perché cioè, amo questo, amo quello che faccio e lo faccio sempre con il sorriso sulle labbra. Una cosa che dico alle ragazze che magari vogliono intraprendere questo percorso, io quello che dico sempre è: io continuerò a farlo finché questo non mi verrà a mancare, finché comunque lo farò, cioè continuo a farlo con il piacere di farlo e con la gioia, e fino a quando questo ci sarà per me andrà bene, poi si vedrà. Io non posso che confermare dall'esterno tutto quello che hai detto, perché la tua gioia si vede, ti accompagna sempre, oltre ad essere una stupenda atleta, una bellissima ragazza, sei una persona piena di energia, piena di positività, e quindi ti ringraziamo tantissimo. Grazie mille Marco e grazie a tutti quanti e grazie a tutti gli amici di FTV, mi raccomando seguiteci numerosi perché siamo qui per voi e abbiamo tante cose da farvi conoscere in questo mondo, perché è un mondo che ha tanti punti interrogativi. Ladies and gentlemen, Simona Renzetti.